di Clanum, Mario Cesarano. Che appena è disponibile può dire quello che vuole. Buonasera, innanzitutto mi alzo. Io, parlando di tradizioni, ho la tradizione di cadere almeno una volta all'anno. Stavolta è successo già una settimana fa, però questo tipo di sedie non mi fanno sentire a mio agio. E appunto, buonasera, come diceva l'amico di tanti anni, 20 anni, ritrovo qui il sindaco Ciullo. È stato proprio qui a Via Limiti che ho fatto il mio primo scavo in Irpinia nel 2003. C'era il progetto per fare questo dove ci troviamo adesso, sul progetto dell'architetto Luca Pugliese, e io qui cominciai per la prima volta a mettere piedi in Irpinia, a conoscere questo mondo meraviglioso. Poi ho fatto tantissime altre cose, sono stato un po' in giro per il mondo. Quando sono diventato funzionario sono stato nel nord Italia, anche io, diciamo un po' da emigrante, no? Perché c'era la disponibilità lì, sono stato in Emilia Romagna, a Ferrara, dirigevo il Museo Nazionale di Ferrara. Rientrato qui sono stato a Napoli, a Palazzo Reale di Napoli, fino a pochi mesi fa. Quando c'è stata poi la possibilità di avere un trasferimento, e io abito a Nola, quindi più vicino a Napoli, credetemi, sono stato io a chiedere di essere trasferito e di avere la direzione del Parco di Eclanum, perché l'Irpinia e gli abitanti di queste zone mi erano rimasti nel cuore, e oggi devo dirvi che io ho ritrovato quella formazione, quella cultura, la cultura quella vera, e la genuinità, la freschezza che avevo perso un po' negli ambienti che il lavoro mi ha portato a frequentare negli ultimi 20 anni. E capita spesso poi nel lavoro che facciamo, soprattutto se si lavora nella pubblica amministrazione, che a volte le illusioni cominciano un po' a dileguarsi, e perdi le motivazioni e hai bisogno invece di ritrovarle, altrimenti ti chiedi poi perché lo faccio. E devo dire la verità, io sono qui dall'11 giugno a dirigere il Parco di Eclanum, le difficoltà sono tante, però guardarmi intorno, avere un ufficio dove tutte le volte che ci vado, non riesco ad esserci ogni giorno, ma ogni giorno io non faccio altro che ricevere persone che vengono con delle proposte, persone del territorio, per la maggior parte sono donne, quindi complimenti, e vengono con tante idee, vengono con tante proposte, e quindi ti fanno sentire che si può fare qualcosa di bello. E ho scavato qui, poi ho scavato a Trevico, e quando sono arrivato io ho visto Mariangela Cioria, e devo dirvi, gli Irpini, oltre ad avere cultura, hanno spesso un volto che parla, un volto da me sempre, è quasi un quadro. Allora io ho avuto l'impressione di conoscerla, l'ho salutata con gli occhi, e poi dopo ho capito che invece era la persona. Non so se lei si ricorda di me, io ho fatto uno scavo lì nel 2004. Dove? È vero, a Trevico. A Trevico proprio, bisognava sulla... fare una strada. La strada. Quindi io ho seguito quegli scavi, che tra l'altro restituirono dei materiali ceramici del VI secolo a.C. che presentammo poi al convegno di Taranto, vero, con la sua intendenza. E conobbi anche un altro ragazzo, Rocco, non so se... sì. Lo Russo, sì. Ti saluto. Veramente mi farebbe piacere rincontrarlo, perché anche lì io ho vissuto un'esperienza bellissima, e tutte le mattine andavo lì al negozio. Al negozio. Conservo ancora il CD con le foto di Trevico, con i mestieri. È stata veramente una bellissima esperienza. Quindi veramente per me tornare qui è un ritorno alle origini quelle belle. Galimberti diceva che cultura non è soltanto fare educazione intellettuale, ma educare alle emozioni, educare ai sentimenti, educare ai comportamenti. Ho conosciuto Milena, io ero funzionario della sovrintendenza con tutela su quasi tutta l'Irpinia, mancava soltanto la parte del Baianese, Baiano Avella, poi avevo tutti i comuni dell'Irpinia come competenza, ed era una bellissima esperienza. L'orario di lavoro è di 7 ore e 12, mezz'ora la pausa pranzo, 7 ore e 42. Io arrivavo ad Avellino, al carcere borbonico, alle 8 del mattino, prendevo la mia macchina, andavo sul territorio, spesso sono tornato a casa a mezzanotte, perché la facevo tutta e... mi sentivo un po' il messia, perché quando arrivavo in molti dei centri, i sindaci e tutte persone eccezionali ti dicevano: ah, finalmente è arrivato un funzionario, non sono mai venuti a farci visita, e poi, con tanta volontà io dicevo: potremmo fare questo, questo, questo.
Non tutto siamo riusciti a farlo, però qualcosa sicuramente sì.